Non è che al telaio non mi accadano disgrazie. Questo capo nacque sotto una bella ispirazione, e strana tra l'altro, perché ho abbinato il lurex specchiato al pelo puro di cammello, nocciola che avevo a casa, l'ane cardate, una meraviglia. È rimasta una morbidezza incredibile. Nonostante la battuta abbastanza serrata, ho voluto realizzare una tela bella compatta. È un filato che me lo ha permesso. E il lurex non ha tolto affatto la morbidezza. Io non amo molto lavorare con i metallici, ma questo nocciola me lo ha proprio chiesto. Poi serviva un capo in un certo momento a Camilla. E un gemello di questo capo è diventato poi anche il regalo di compleanno di un figlio a una mamma settantenne per i suoi 70 anni. Ha voluto molto più pizzo, più traforo, che ora vi faccio vedere, che è il bouquet, che è un traforo tradizionale nella tessitura non solo italiana, ed è il gigliuccio praticamente. Il gigliuccio base, perché poi anche nel gigliuccio ci sono tutte delle evoluzioni. In questo caso non si sfilano fili di trama, ma si crea il nodino direttamente con la navetta quando è il momento di realizzarlo, e poi si prosegue stabilendo poi anche un ordine ogni quanto farlo, se puoi fare le sbarrette scambiate oppure no. Ecco, questa è la tela, questa è. C'è anche un pelucco e un pezzo che ha bisogno di un restauro, ha diversi anni. Il tono su tono mi piace perché, ecco, scintilla tantissimo al sole. Poi è quasi impercettibile, diciamo, quasi, eh? Ecco. Cosa è successo? Che ho creato una valanga di errori, non lo so come mai. Si possono anche rimediare con l'ago alcuni errori inserendo una parte di filo che è assottigliato, e si va a coprire, a ripetere l'ordine giusto di alzata, perché cosa succede? Succede che a volte con la navetta si passa sopra a più fili rispetto a quello che si dovrebbe fare, magari i fili rimangono un po' agganciati tra loro, non si separano bene col pettine, abbiamo un cedimento di tensione, può succedere di tutto, ma veramente di tutto. Gli errori sono creativi anche al telaio. E allora, per nascondere alcuni errori, ma ne ho fatti una valanga, io non lo so come mi possa essere successo, perché poi non è niente di che, e non è neanche così difficoltoso il filato, che poi lo vedete qua come si arrotola. Ecco, la rifinitura è stata realizzata con dei nodini sfalsati. Ho realizzato una trama con un filato creato per una collezione di Chanel, ed è un filato con goccioline a volte in oro su base nera e oro, molto molto sottile. E l'altra parte, eccola qua, nell'altra estremità invece ho realizzato solo nodini distanziati, neanche troppo regolarmente, mi sa. Ecco, aiuto, mi scappa tutto. Ecco qua. È un capo bello alto. Ho usato tutta l'altezza del pettine, 80 centimetri o quasi. Abbiamo anche un filo tirato, se non mi sbaglio. Richiesti. Qui c'è un filo tirato. Quindi adesso, non oggi, con santa pazienza, prima di riporlo, devo controllare tutto lo scialle, mettere a posto i fili tirati o quanto è successo. Ma quello che volevo far notare è come avevamo pensato di rimediare questo pezzo insieme a mia sorella, che mi ha dato una mano. Non è terminato, ci saranno delle volute che si creeranno molto più ampie, dei ghirigori molto più ampi, e così lo rendono un po' orientaleggiante, vista anche la provenienza della lana, che è un filato italiano, ma i cammelli baby vengono allevati nel nord della Cina, dove si trovano come si può dire, la lana migliore. Credo che l'allevamento sia o sia stato proprio lane cardate.
quindi tutta la produzione in loco, ovviamente poi la lavorazione delle fibre in Italia presso l'azienda. Ecco, quella, una soluzione che avevamo trovato è stata anche quella di disseminare la tela, lo scialle, con queste roselline appunto vapore e delle volute che saranno molto più ampie. Quindi abbiamo fatto questa prima realizzazione di ghirigori laschi dalle curve appena accentuate. Ci è piaciuto l'effetto perché era una prova, e quindi poi realizzeremo dei ghirigori, dei vortici, dei movimenti morbidi, ma non in tutto il pezzo, nelle due, diciamo, in un terzo di tutto il pezzo, distribuendolo un po' su un lato e un po' sull'altro nella parte inferiore. Ecco. E poi su un lato abbiamo, eccolo qua, il bouquet, che è un tipo di traforo che ci può permettere veramente di creare motivi geometrici, cornici, tantissimo. Le roselline appunto a vapore sono opera di mia sorella. E con questo vi auguro un buon sabato. Io adesso mi schiaffo qua fuori, il lavoro è pronto, mi posiziono all'ombra, ritiro, ho dovuto sollevare la tenda. Ecco, questo è un bel paesaggio, c'è un bel silenzio, io qua fuori mentre ne starò 3-4 orette, beata pace. Mi dorme dentro, c'è molto più fresco, si sta benissimo in casa adesso. Quindi con questa rosellina, che ora ve la pesco, eccola qua, appunto vapore, su una tela, su telaio, con un pelo puro di cammello baby, made in Italy, il filato e l'urex specchiato, vi saluto e ci si sente poi. Ciao!